L'idea di avere sette diversi centri di energia, o chakra, all'interno dei nostri corpi è un concetto antico che esiste da secoli. In molte tradizioni spirituali e religiose, i sette chakra sono considerati la fonte della nostra energia, potere e benessere. Per coloro che cercano di sbloccare il loro potenziale spirituale e acquisire una comprensione più profonda del proprio vero essere, è essenziale che aprano e bilancino questi sette chakra. Innanzitutto, cos'è un chakra? Si tratta di centri di energia situati nei nostri corpi, associati a diverse emozioni e aspetti fisici del nostro essere. Nel sistema induista tradizionale ci sono sette chakra che vanno dalla base della nostra colonna vertebrale alla cima della nostra testa. Questi chakra sono considerati i varchi che consentono all'energia di fluire liberamente attraverso il corpo, e ognuno di essi è associato a un colore o a un suono. Aprire e bilanciare questi chakra può aiutarci a sentirci più allineati, radicati e in contatto con il nostro io interiore. Infatti sono vitali per il nostro benessere fisico ed emotivo. 1. Chakra radicale. Il primo è il chakra radicale, situato alla base della tua colonna vertebrale. Questo chakra è associato all'elemento della terra e viene considerato il primo della catena. Il chakra radicale governa i tuoi istinti di sopravvivenza e i tuoi impulsi primordiali, compresi il bisogno di cibo, acqua e riparo. Quando questo chakra è bilanciato, ti senti sicuro, radicato e connesso alla terra. Hai una forte percezione di te stesso e ti senti fiducioso nella tua capacità di affrontare qualsiasi sfida si presenti. Ma se il tuo chakra radicale è bloccato o sbilanciato, potresti sperimentare paura, ansia e insicurezza, che possono portare come conseguenza una mancanza di fiducia in te stesso e nel mondo che ti circonda. I sintomi fisici di un chakra radicale bloccato possono includere dolori alla bassa schiena, stitichezza e scarsa circolazione. Quindi, come puoi aprire il tuo chakra radicale e portare equilibrio al tuo sistema energetico? Innanzitutto, concentrati sulla connessione con la terra. Dedica del tempo all'aperto, camminando a piedi nudi sull'erba o sulla terra e sentendo il terreno sotto i tuoi piedi. Immaginali come delle radici che si piantano nella terra, ancorandoti e stabilizzandoti. In secondo luogo, considera le tue esigenze di base. Stai mangiando bene, bevendo abbastanza acqua e riposando a sufficienza? Un altro modo per aprire il tuo chakra radicale è attraverso il movimento. Partecipa ad attività che ti consentano di connetterti con il tuo corpo, come lo yoga, la danza o l'escursionismo. Queste pratiche possono aiutarti a liberare l'energia stagnante e consentire al tuo chakra di fluire più liberamente. Infine, considera di incorporare cibi di colore rosso nella tua dieta. Questo perché il rosso è il colore associato al chakra radicale e cibi come barbabietole, melograni e peperoni rossi possono aiutare a bilanciarlo. Ricorda, l'apertura del tuo chakra radicale è un processo continuo che richiede pazienza e perseveranza. Con la pratica regolare puoi portare equilibrio a questo chakra fondamentale e porre una solida base per il resto del tuo sistema energetico. 2. Il chakra sacrale. Il secondo chakra nel nostro corpo è conosciuto come il chakra sacrale. Questo chakra si trova nella zona dell'addome inferiore, appena sotto l'ombelico, e riguarda la nostra capacità di sentire e connetterci con le nostre emozioni, la creatività, il piacere e la sessualità. Quando questo chakra è bloccato, potresti sentirti emotivamente intorpidito o distaccato. Potresti anche sentire una mancanza di creatività, passione o desiderio sessuale. Al contrario, quando questo chakra è equilibrato, ti senti sicuro di te, creativo, appassionato e connesso alle tue emozioni. Ecco alcuni modi per aprire e bilanciare il tuo chakra sacrale. Primo, pratica alcune pose di yoga mirate ad attivare questo chakra, come la posizione della colomba, la piegatura in avanti seduta e la posizione del cobra. Secondo, la danza del ventre, un modo potente per risvegliare la tua sensualità e creatività interiore. Terzo, mangiare cibi arancioni, come carote, arance e patate dolci, e bere succo d'arancia. Quarto, prova a scrivere i tuoi sentimenti in un diario o parla con qualcuno di cui ti fidi di ciò che stai attraversando. Quinto,
meditare concentrandosi sul chakra sacrale, immaginando una sfera di energia arancione, calda e luminosa, che aumenta la sua grandezza ad ogni respiro che fai. Ecco, seguendo queste semplici pratiche, puoi bilanciare il tuo chakra sacrale e portare più creatività, passione e connessione emotiva nella tua vita. 3. Chakra del plesso solare. Invece, il chakra del plesso solare, noto anche come chakra Manipura, si trova nell'addome ed è associato al colore giallo, responsabile del tuo potere personale, dell'autostima e della fiducia in te stesso. Quando è equilibrato, ti senti sicuro di te, hai un'immagine positiva di te stesso e puoi stabilire e raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, se questo chakra è bloccato, potresti sperimentare bassa autostima, dubbi su te stesso e una mancanza di fiducia nelle tue capacità. Per aprirlo, puoi provare diverse tecniche. La prima, ripetere affermazioni positive come «Sono sicuro di me stesso e delle mie capacità», «Credo nel mio potere personale», «Merito amore e successo». Secondo, siediti in una posizione comoda con gli occhi chiusi e focalizza la tua attenzione sull'area appena sopra l'ombelico, immaginando una luce brillante e gialla che irradia da te. Terzo, pratica posizioni di yoga mirate a stimolare il chakra del plesso solare, come la posizione della barca, il guerriero 3, posizione del cane a testa in su e la posizione del cammello. Quarto, utilizza oli essenziali che includano il pepe nero. Ricorda che il percorso di ognuno è unico e potrebbe richiedere tempo e pratica per aprire e bilanciare tutti i tuoi chakra. Quarto, il chakra del cuore. Il quarto chakra, situato al centro del petto, è il chakra del cuore. Questo chakra governa l'amore e le relazioni con gli altri, così come il benessere emotivo e l'amore per se stessi. Quando è equilibrato, si sperimenta l'empatia, la compassione e la gentilezza verso se stessi e gli altri. D'altra parte, se sbilanciato, può portare a sentimenti di solitudine, rancore e incapacità di connettersi con gli altri. Alcuni modi per aprirlo sono: primo, praticare la gratitudine. Inizia la tua giornata elencando le cose per cui sei grato e cerca di farne un'abitudine quotidiana. Secondo, esprimere amore, gentilezza e compassione verso gli altri. Pratica atti di gentilezza casuale, di ti voglio bene più spesso e cerca di vedere il bene nelle persone. Terzo, prendersi cura di te stesso fisicamente, emotivamente e mentalmente facendo esercizio fisico, seguendo un'alimentazione sana e facendo cose che ti portano gioia e soddisfazione. Quarto, lasciare andare il rancore, perciò perdonati, perdona gli altri e cerca di lasciare andare le emozioni negative. Quinto, connettersi con la natura. Passa del tempo all'aperto, vai a fare una passeggiata o siediti sotto un albero. Ciò può aiutarti a connetterti con il mondo intorno a te e a sentirti più radicato e centrato. Ricorda di essere paziente e gentile con te stesso, poiché aprire il chakra del cuore richiede tempo e sforzo. 5. Il chakra della gola. Il chakra della gola, noto anche come Vishuddha in sanscrito, è il quinto chakra e si trova alla base della gola. Questo chakra è associato al colore blu ed è legato alla comunicazione, all'espressione di sé e alla verità. Quando è bloccato, può causare problemi con la capacità di parlare e la comunicazione. Fisicamente, questo chakra può manifestarsi sotto forma di problemi alla gola, come mal di gola o problemi alla tiroide. Per aprirlo ci sono diverse pratiche che puoi incorporare nella tua routine. Al primo, cantare o recitare mantra. Quindi puoi provare a recitare il mantra Ham o cantare le tue canzoni preferite. Secondo, parlare con il proprio io. Terzo, posizioni yoga. Posizioni che allungano e aprono l'area della gola, come la posizione del cammello e la posizione del pesce. Quarto, indossare o portare con sé cristalli blu. 6. Il chakra del terzo occhio. Il sesto chakra è il chakra del terzo occhio e si trova tra le sopracciglia, al centro della fronte. Questo chakra è spesso associato al colore viola ed è anche chiamato chakra della fronte o Ajna chakra. È responsabile dell'intuizione, percezione, saggezza e ti aiuta a vedere il quadro generale, connettendoti con il tuo sistema di guida interiore. Quando è equilibrato, avrai una profonda chiarezza e sarai in grado di prendere decisioni con facilità. Quando invece è bloccato o sbilanciato,
potresti lottare con l'autodubbio, la mancanza di direzione o sentirti disconnesso dalla tua saggezza interiore. Come per tutti quelli prima, anche per questo esistono dei modi per aprirlo. Ecco quali. Primo, come sempre, la meditazione. Inizia concentrando l'attenzione sul respiro e gradualmente spostala all'area del terzo occhio. Immagina una luce color viola che riempie la tua fronte e circonda la tua testa. Visualizza la luce che diventa sempre più luminosa con ogni ispirazione e si diffonde con ogni espirazione. Ti consiglio di farlo per 5-10 minuti al giorno. Secondo, oli essenziali. I più indicati sono quelli alla lavanda, al sandalo e all'incenso e vanno applicati sulla fronte. Terzo, mentre fai yoga, prova posizioni come la posizione del bambino, il cane a testa in giù e il piegamento in avanti seduto. Quarto, posiziona cristalli come ametista, quarzo chiaro e sodalite sulla tua fronte durante la meditazione o portali con te durante il giorno. Quinto, visualizza una sfera d'energia color viola che gira nella tua fronte, diventando sempre più grande e luminosa con ogni ispirazione ed ispirazione. 7. Chakra della corona. L'ultimo si trova nella parte superiore della testa e rappresenta la spiritualità, la connessione con il divino e la realizzazione del sé. Se è bloccato, può influire sulla nostra percezione della spiritualità e della connessione con il divino. Quindi si avverte un senso di disconnessione dalla dimensione spirituale, mancanza di direzione o scopo nella vita, o mancanza di equilibrio e di pace interiore. Alcuni segni che possono indicare un possibile blocco sono mal di testa, vertigini, problemi di memoria, insonnia, ansia e depressione. Alcuni modi per tenerlo però in equilibrio sono: una meditazione concentrata sulla corona può aiutare ad attivare il settimo chakra. Praticare durante lo yoga la posizione del loto o la posizione del re, che si concentrano sulla testa e sulla corona. Praticare pratiche spirituali come la preghiera, la lettura di testi sacri o la partecipazione a cerimonie religiose. In modo intrigante, aprire i sette chakra può migliorare significativamente la salute emotiva, fisica e mentale. Il percorso per sbloccarli è personale e richiede pazienza, disciplina e consapevolezza. I passaggi evidenziati sopra offrono un ottimo punto di partenza, ma è importante notare che il processo può variare da persona a persona. La chiave è essere aperti alle esperienze e permettersi di esplorare il proprio io interiore. Ricorda che un sistema di chakra bilanciato e allineato può sbloccare nuovi livelli di crescita personale e benessere. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like e iscriviti per non perdere i nuovi contenuti. E mi raccomando, sblocca il tuo massimo potenziale attraverso i chakra.